Allora, buongiorno, buongiorno, il saluto arriva da qui, c'è anche il cartello Welcome to Garzola, benvenuti a Garzola. Questo è il santuario della Nostra Signora del Prodigio. Molti forse lo hanno visto di passaggio, non lo hanno mai visto da vicino. Noi una volta eravamo venuti, ma ci siamo ritornati qui a Garzola, che è una frazione che sovrasta Como. Adesso vi faccio vedere la città da qua sopra, ma soprattutto oggi possiamo vedere, ecco, di fronte a noi la Spina Verde, e possiamo vedere anche una giornata, per fortuna direi, anche senza le nuvole che dei giorni scorsi l'hanno caratterizzata. Insomma, ci sono state tante tantissime nuvole e brutto tempo. Oggi invece, come potete vedere, il tempo è decisamente bello e assolutamente una bella giornata. Irineia, Agnese, Virna sono i primi che ci scrivono, le prime, Teresa e Simona. Buongiorno anche a Fabrizio, buongiorno anche a Loredana. Quindi da Garzola la vista è sicuramente importante, si sovrasta una parte della città. Diciamo la parte, quello che vedete davanti a noi è il setificio. Buongiorno, buongiorno. La parte del setificio e la parte poi anche della zona del Cosia praticamente, dove siamo sopra ovviamente in questa mattinata. Ma soprattutto, come potete vedere, finalmente c'è il sole che ci sovrasta. Quello è il Baradello e quella è la Spina Verde. E poi qua sotto, adesso ve lo faccio vedere, c'è anche una cosa che non tutti forse conoscono, l'hanno sentito parlare, che è il sacrario degli sport nautici, che è visitabile tutti i giorni, su prenotazione lo potete venire anche a visitare. Facciamo gli altri saluti. Paola da Ferrara, e c'è il sole anche lì. Adriana, l'amico Rudy, a tutti gli affezionati, ciao Rudy. Rosina, buongiorno. Ale, Jean, Giuliana da Turate, Simona e Eudokia, c'è il nostro Enrico che ci aveva preannunciato oggi e domani bel tempo, in effetti c'ha ragione anche Enrico. Poi Fabrizio, poi c'è Simona, buongiorno, poi c'è Teresa, poi c'è Virna. Domani comunque, se abbiamo la nostra Sandra, vedremo di farla durare questo bel tempo, anche se nel fine settimana le previsioni sono un po' così. Maria Rita e Silvana, che ci scrive dal Bate, dice il sole, ecco, sembra quasi un miraggio, esatto, e sì, invece oggi c'è il sole. Buongiorno, il buongiorno è solare, Sergio, oggi, sì, finalmente, come detto, c'è anche il sole. Buongiorno a Valeria, buongiorno a Rossella da Messina, Fernanda, Sergio, buongiorno, Loredana, una giornata di giugno ma con il sole. Buongiorno a Lori, buongiorno anche a Lorenza, meno male. Ecco, sì, in effetti vedo che molti lo apprezzano, cioè buongiorno Sandra. Ecco, speriamo che domani con la sua presenza possiamo continuare. Poi Giancarla, Marinella e Rita, il sole, buona giornata. Buongiorno anche ad Andrea. E allora, no, con Sandra più no, Andrea, no, direi di no. Buongiorno a Rossano, al nostro amico Lino, Paolo, Alberto. Vedo che tutti sono contenti e apprezzano questa giornata finalmente solare. Como fa sotto di noi, perché Garzola, ripeto, la sovrasta di qualche centinaia di metri. Il lago sullo sfondo, ci sono le piante, non si vede, e questo è il sacrario, la discesa al sacrario. Questo è il santuario, come vedete, appunto, della Madonna del Prodigio a Garzola, e qua sotto c'è il sacrario degli sport nautici. Buongiorno anche, allora, Luisa, Rosella, buongiorno, Nicola, il poeta, baciata dal sole, finalmente la città di Como, un caro saluto, ciao caro Mario, buongiorno a te, il sole è tornato al lavoro. Alberto, Cristina, Katia e Valeriana, ciao ciao a tutti, ciao Silvana, e il nostro amico Mario, c'è anche lui presentissimo, poi c'è Luciana, Luisa, abbiamo già salutata, Rosella, Adriana, Malvina, Giuseppe, Paolo da Saronno, al Lido di Savio, Ravenna, ci sono 19 gradi, e beh. Poi Rita, Mirella, Samantha, Andrea, Luca, Rossano, Paolo, ciao a tutti, buongiorno, buongiorno. Poi nei saluti c'è Mara, Elisabetta, Cosimo, buongiorno a Cosimo, Enrico da Como, da Calvisano, Brescia, anche qui il sole, ci dice Enrico, è bene. Stefano, ciao Sabrina e anche Franco. Ma come sarà il weekend? Io ho una grigliata a Garzola, quindi proprio qui, dove sono adesso? Non lo so, adesso è un po' così, perché ho visto, Franco, le previsioni da un momento cioè da ore a ore cambiano. È un po' incerto, però è un po' incerto, danno anche della pioggia, ma è un po' incerto. Buongiorno, Mesdì, Franco, beh, lo so,
Graziella, Marilena, ciao Marilena, Adriano, buongiorno al nostro amico Adriano, a Davide, finalmente il cielo è azzurro. Caro Adriano, sì, il cielo è assolutamente azzurro. Oggi qua dietro di noi, come potete vedere, bello, si sta veramente bene. Francesca, Davide, Luca, Angela, buongiorno. E Franco, su domenica non so cosa dirti assolutamente. Boh, è un po' incerto, eh. Un weekend non bello come sempre, ci dice Loretta. Vabbè, vediamo un po'. Quindi, finalmente estate, Cosimo, starei anche un po' tranquillo. Forse sì, ma calma. Anna Maria, Loretta, appunto, un saluto. Corrado, Agnello, buongiorno a te. Quando arriverà l'estate? La domanda di Franco è pertinente, non so cosa dirti, dovremmo già esserci. Paolo Alberto, serena giornata a tutti, un saluto a te, anche a Tiziano. Luglio, prepararsi per un clima fresco e instabile. Ah, molto bene. Quindi Tiziano, potrebbe essere che quindi se c'è ancora instabilità, no, ce n'è ancora in questo fine settimana. Oggi è una bella giornata, quindi sicuramente oggi va molto meglio rispetto ai giorni scorsi. Come potete vedere, cielo è davvero sereno, chiaro, poche, pochissime nuvole, c'è il baradello, c'è anche un pezzettino di luna ancora in evidenza. Angela, Sandra, per domenica se c'è il sole non piove. Giovanni e Teresa da Pescara, Emanuela da Carugo, buongiorno. E poi Margherita dalla Sardegna, quindi andiamo da Carugo, che è nella Brianza Canturina, alla Sardegna. Franco, buongiorno. Olgiate con Paolo Alberto, un saluto a te, a Tiziano che ci dice instabilità. Beh, Marilena, Giulia, aspetta, Giulia, sì. Che mi è scappata comunque. Buongiorno a tutti, col sole è un'altra cosa. Quanto è bella comoda Garzola. Ciao Giulia, buongiorno. È vero, questa è una parte bella, bella. Si vede, si domina la città, insomma, da qua sotto qui comunque c'è il sacrario degli spornautici. È qui, adesso volevo farvelo anche vedere. È qui, questo è l'ingresso. È chiuso ovviamente, ma poi si può entrare, si può anche visitare, dove ci sono tanti cimeli legati sicuramente, soprattutto agli sport nautici, perché Como comunque è anche una città che ha legato il suo nome a tanti campioni dello sport, Giuseppe Sinigaglia su tutti, a cui è dedicato anche lo stadio cittadino. Ecco, e poi anche da qui la si può ammirare meglio la città con questo spicchio di città sotto di noi, bella sicuramente. E soprattutto la cosa che sembra incredibile, come avete scritto e state scrivendo anche voi, è che c'è il cielo davvero azzurro e sereno questa mattina, come potete vedere. Quella è la spina verde, ed è proprio verde, 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 e quello abbiamo visto prima è lassù, lo vedete, il simbolo, uno dei simboli, che è il Castel Baradello. Allora, vediamo quanti me ne sono persi. Mary, Rita, Claudia, buongiorno, godiamoci la bella giornata. Ciao Claudia, un saluto a te, un saluto ad Adriana, buongiorno. Maria Luisa, nostra amica, anche lei di Arosio. Adriana, Mary, buongiorno. Ornella, viva il sindaco di Colverde, la mia sorella. Va bene, Franco, la saluto. Marina, buongiorno, buongiorno. Franco, che poi lei non ha voluto neanche partecipare al nostro dibattito, non ha potuto forse, presumibilmente, partecipare al nostro dibattito quando siamo girati con il camper. Comunque, la saluto anch'io, tua sorella. Enrica, Silvana, Marco, Romeo, Rosalia e Teresa, buongiorno. Nostra Ornella presente, Silvana presente, Anna, Concetta, Margherita, Giulia, Emanuela, Giovanni e Teresa, Angela, Sandra, abbiamo salutato un po' tutti. Auguri ad Elena, mi è sfuggito perché, giuro, Concetta, buongiorno, non so perché, e auguri a Elena, ma mi è sfuggito sicuramente. Se me lo scrivete, magari possiamo anche fare gli auguri, e auguri a Elena anche da Silvana, ma non vedo perché. Aspetta, no, non lo vedo. Vabbè, Elena, ah sì, ecco, oggi compio gli anni, quindi giusto. Elena, ecco, adesso l'ho ritrovato. Buongiorno Franco. Quindi, non solo Rudy e non solo Silvana, ma anche da tutti noi. Auguri Elena, buon compleanno. Mirela, 7:30, Rosina, anche se non mi saluti. No, Dolores, mi è sfuggito, ti chiedo scusa.
Ti voglio bene, grazie. Ma no, a volte sfuggono, credetemi, non è facile. Ciao Dolores, un abbraccio, un saluto. Orazio, Gloria, Silvano, Daniela, Francesco da Reggio Calabria, quindi passiamo da Arosio, da Carugo a Reggio Calabria. Fabiola, oggi è il mio compleanno. Elena, auguri da tutti noi. Adesso l'ho visto. Dolores, ogni tanto vedi, mi sfuggono. Ferni, Mirela, Orazio, Jack, quindi tutta la nostra grande famiglia, fa gli auguri alla nostra amica Elena, presentissima spessissimo anche lei. Grazie, ciao Elena, auguri. Stefano, buon compleanno e tanti saluti, cara Elena, e questa è la città. Ciao anche a Nicola e Agnese, Domenica Rione a Cantù. Non ho capito, cosa c'è a Cantù? Non ho capito. Un saluto a te, cara Agnese. 7:30, Margherita, Rosina, un saluto anche da Mario, bene, tanti auguri Elena di buon compleanno, e lo facciamo così, guardando anche il cielo che oggi, incredibile ma vero, sembra proprio strano rispetto ai giorni scorsi, è quasi completamente azzurro, un po' di nuvole ma sono veramente poche, è una giornata decisamente bella. Allora, gli ultimi saluti a Melina, a Rosangela, all'amico Jack, che ci segue sempre. Ciao Jack, ciao Rita, Maria Grazia, salutiamo la Sciura Rita, la Sciura Ornella, che questa settimana è in vacanza, Rita, che è in ripresa, un abbraccio e un saluto anche alla Sciura Rita, a tutti voi che ci avete seguito anche oggi, grazie come sempre della simpatia. Rita, Maria Grazia, Giovanna, godiamoci sta giornata. Daniela, Flora, c'è anche lei, c'è Sandra, vedi? La mongolfiera, no, non ne vedo di mongolfiere. Abbiamo avuto un po' anche di qualche problema, quindi che non la vediamo, non muoio. Agnese, ciao. Ah, Palio dei Rioni. Ah, ok. Quindi Palio dei Rioni a Cantù. Dolores, ciao. Buongiorno a Laura. Ciao anche a Cinzia. Buongiorno, buongiorno. Buon giovedì. Siamo ormai alla fine di giugno, grazie per averci seguito da Garzola, dal Sacrario, dal Santuario. Vi saluto, vi auguro buona giornata. Ciao anche a Cinzia, a Laura e a Monica dal Centro Lago. Franco, Marco, sei di Caccivio? No, assolutamente no. No, Antonia e Rossella. Buongiorno a tutti, grazie. Salutami tua sorella, Franco, sindaco di Colverde, la tua sorella, come ti ho scritto prima. Rosella e Rossella sono quasi simili, ma con una S e con una S in meno. Ciao a voi, grazie, buongiorno e ci vediamo domani. Grazie già.